Ragazze, buonasera, benvenute nella mia nuova casetta. Mi trovo un po' in imbarazzo perché è di nuovo un po' che non giro video. Scusate se sentite il rumore, ma è la stufa che si sta spegnendo perché tra poco devo uscire. Vi volevo far vedere lo svuota la spesona, perché questa è la, diciamo, prima spesa bella grande che faccio per la casa nuova. E quindi la condivido volentieri con voi. Sono andata al Carrefour, ho preso crumiri gocce perché erano in offerta 99 centesimi, quindi ne ho presi due pacchetti che andrò a mettere nella mia nuova biscottiera. Guardate che carina, che ho scritto cookie. Ho preso dello stesso set sia zucchero che caffè. E quindi niente, direi che in diretta andiamo a riempirla. L'ho già lavata, ovviamente, lavata, disinfettata e tutto quanto. E così i bimbi hanno i biscottini. Adesso, appena trovo l'altro pacco, lo mettiamo. Poi Red Bull, questa qua sugar free, con mi pare senza, non lo so, senza. Poi un po' di Müller Mix. Ho preso questo qua al pistacchio con mandorle croccanti, questo qua con wafer al cioccolato e poi un altro wafer al cioccolato, che sono quelli che i bimbi preferiscono. Un pacchetto di pasta della Voiello perché era sempre in offerta, mi pare di averne presi anche altri tipi, adesso poi vado a sistemare tutto in frigo. Gorgonzola per Federico perché a lui piace, è l'unico della famiglia qui. Piace. Ovetti Kinder che lascio qua, stile sorpresa per Alessandro, e poi li ho presi anche per Fede, che sono già in frigo perché in realtà ieri ho fatto una micro spesa e appunto c'è anche altro, come vi dicevo. Poi prugne, delle pizzettine, mini pizze, perché là c'è sempre la mia amata friggitrice dell'Ultenic e quindi Ale le adora. Ho preso anche della salsiccia, questa qua, per fare diciamo tipo un ragù fatto con la salsiccia. Un altro pacco di pasta, queste qua sempre fusilli. E poi, ecco appunto, ne avevo prese un po' proprio perché erano in offerta, della Voiello, sempre gli spaghetti. Pare sia il gran spaghetto 105, non dice altro, 13 minuti. Poi abbiamo quattro mele, abbiamo un succo, questo qua mele banana, che è uno dei gusti preferiti dei bambini. Ho preso un po' di pasta fresca, ho preso raviolo del Plin con carne, semplicemente carne. Due per tipo, e il raviolo del Plin è l'agnolotto piemontese, una delle mie paste ripiene preferite. Qua c'è un altro Müller Mix, questa volta sempre pistacchio e mandorle croccanti, che ho messo, dove ho messo? Qua. E siamo a due. Poi abbiamo le sottilissime di pollo, cordon bleu, adesso metto anche qualcosa in freezer così un po' di scorta, tanto con la friggitrice si fa in un attimo. Altri due buste di parmigiano grana padano, una bottiglia di olio extravergine di oliva piccola, poi dei bitter rosso in caso io decida di fare un aperitivo tra amiche. Poi si sta spegnendo la stufa. Poi due confezioni di Super Mario di tè al limone per i bimbi da andare a scuola, eccetera. Una bustina di anacardi tostati. Uno stracchino. Poi abbiamo un pacchetto di insalata Songino, che è la preferita di Fede. Gli altri due pacchetti di pasta ripiena, un pacchetto, mi sta volando tutto, un pacchetto di sacchetti profumati con manici antiforo, un pacchetto di patatine
delle LOL. Qua c'è l'altro pacco di frumiri, finalmente. Adesso svuotiamo tutto dentro qua, così per un po' siamo a posto. Anche perché io quasi non li mangio, li mangiano principalmente i bimbi. Poi abbiamo dei succhi di frutta, sempre per la scuola. Abbiamo bastoncini Findus. Abbiamo quasi, vabbè, poi ho preso anche il... Ah, c'è ancora l'ultimo sacchetto e poi ci sono anche tre sacchi di pellet. Le Doritos al formaggio, sempre così per quando vogliamo fare un cinemino noi tre. Insalatina, questa qua mi ispirava un sacco, si chiama contornissima, con due o tre porzioni, radicchio rosso, pan di zucchero e basta, da mischiare con l'altra, insomma. Due pacchettini di Consis, sempre per i bimbi, l'altro parmigiano, l'altro grana. Questi salti in bocca alla napoletana. Due pacchettoni di Pringle, uno alla pizza e uno le classiche originali. Ultimi, ma non meno importanti, dentifricio di Super Mario, che quando Ale lo vede impazzisce. E dentifricio per me, che adesso vado poi a sistemare insieme agli spazzolini. Quindi questa è la mega spesa. Là ci sono i mega tre sacconi di pellet da 15 kg l'uno. E basta. Oggi ho fatto mega trasformazione in casa, ho messo i quadri che avevo di là, insomma, piano piano prende forma, però ovviamente ci vuole un attimino di tempo, devo ambientarmi, devo abituarmi e i bimbi, insomma, anche giustamente. Stasera gli farò la sorpresa e vedranno la casina nuova. E basta, direi che questo è tutto. Adesso penso se posso... Vi faccio vedere magari... Adesso magari chiudo questo, così lo vado a mettere... Carino però, l'ho trovato da Carrefour, se lo volete probabilmente si trova nei grandi Carrefour. Biscotti, caffè e zucchero. Biscotti, caffè e zucchero, sì. Ragazze, buongiorno. Allora, siamo sopravvissuti alla primissima notte nella casa nuova. Abbiamo dormito benissimo, anche i bimbi erano super contenti ieri sera, quindi il mio cuore di mamma è felice. E niente, non vi ho aggiornato su una cosa, che due giorni fa appunto mi si è rotta la frizione della mia macchina, ovviamente un giorno o due prima, il giorno prima che io dovessi portare gli scatoloni nella casa nuova e tutte le cose che dovevo fare, si è spaccata la frizione. Perfetto, cioè proprio quando si accanisce tutto insieme, no, per semplificarti l'esistenza, è fantastico. E quindi niente, come vi ho sempre detto, solo la morte non c'è rimedio, risolveremo anche questa. L'ho già portata dal meccanico, questa è l'auto sostitutiva, perché mi sono assicurata di avere un'auto sostitutiva, perché qui in macchina non è come in città che ti muovi con i mezzi e bambini a scuola, serve la macchina, quindi mi hanno dato la macchina e basta. Qua ci sono le nuove chiavi di casa, ho già messo tutti i portachiavi a cui tengo di più, questo qua che appunto me l'ha regalato nonna un po' di anni fa, tu sei la migliore. Questo qua che mi aveva mandato Erika con il mio nome e la macchina fotografica. E poi vabbè, due pupazzini, la bacchetta di Harry Potter che mi ha regalato Pietro, che è il mio migliore amico. E basta, queste sono le chiavi di casa nuove. E stop, ragazzi, è un periodo bello massiccio, però insomma qualche cosina ve lo sto facendo vedere, quello che riesco, essendo che con il traparto essermi fatta male con uno scatolone e ho le unghie proprio ma distrutte, che talmente sono distrutte che mi fanno male, e quindi se avete notato ho fatto anche le ciglia, adesso vado a farmi anche le unghie, ho trovato un posto che mi piace, me le faccio allungare un pochino, me le faccio sistemare, perché dopo questo trasloco
veramente, ma sono proprio distrutte, proprio tutte spezzate, rotte, mi fanno anche male, quindi non vedo l'ora di sistemarmi un po'. E quindi niente, adesso ho fatto colazione e sto andando, vado, ho lasciato i bimbi a scuola, tutto a posto, e probabilmente quando li vado a prendere andiamo a trovare i miei genitori. Chissà che magari mi prende il trip e farmi anche una piega, perché faccio pena, cioè ho i capelli arruffatissimi stamattina di nuovo, perché quando li lascio mossi o mi metto lì con la piastra a farmi bene, a definirli un po' coi boccoli o con la spuma, o se li lascio così, questo è il triste risultato, quindi vabbè, chi se ne frega, niente, vado. Ragazze, tappa da Primark con mio figlio mentre Ale gioca con la nonna. Ho voluto giocare, rimanere a fare i popcorn. E vediamo un attimino, perché mi servono dei lenzuoli con gli angoli per il letto matrimoniale mio. C'è già tutta la roba di Natale. Io ho la nausea. No, è presto, dai. Cioè, tutto tema Natale. Per ora ho preso delle federe rosa e basta, non ho trovato ancora, cioè nel senso ho trovato i lenzuoli con gli angoli, ma ci sono 3 milioni di misure, quindi chi so che misura ha il mio letto. Ma tra l'altro non vi ho fatto vedere le unghie, le ho fatte così, French... traverso, belle, mi piace, con un po' di brillantini. Ho deciso che prendo questo cuoricione gigante morbidosissimo, ok, da mettere sul mio lettone, e l'ho già preso, per quello lo sto cercando di rimettere a posto. Ragazze, tornata a casa. Allora, vi faccio vedere, a parte la Coca-Cola avanzata di Fede, scusate la miss, ma mi devo solo struccare, lavare i denti, sono già in pigiama perché sono stanca morta. Vi faccio vedere le cosine prese da Primark, perché alla fine ho fatto un saltino da Primark, non ho filmato tantissimo perché ero un po' di corsa, però ci tenevo a farvi vedere, so che vi piace tanto Primark e ci tenevo a farvi vedere le cosine prese, anche se devo poi fare sicuramente una seconda tappa. Allora, ho preso intanto il cuscino, così ho il secondo cuscino, perché appunto il letto è matrimoniale, avevo un cuscino soltanto, ho preso il secondo, e le fodere. Adesso vi faccio vedere tutto, aspettate che cerco di aprire qua, che hanno, loro sigillano tutto così perché le guardie capiscano che avete pagato la busta. Allora, queste qua poi le buttiamo. Allora, aspettate che facciamo spazio. Allora, ho preso il pigiama, questo qua, per Fede. Fede era con me, quindi se l'è scelto lui. Molto carino, devo dirvi la verità, di Black Panther. Tutto super caldo e coccoloso. Fatto così, l'ha preso 12-13 anni, perché appunto se no c'era 14-15, però forse era troppo grande. 8 euro qua, 8 euro, ed è veramente bello, veramente bello. Poi c'erano un sacco di fantasie, c'era un sacco di cose a tema Grinch, se vi piace il Grinch, insomma io lo trovo un po' presto, ho già visto cose sul Natale, non lo so, mi mette un po' la depressione vedere che non è neanche arrivato Halloween, già ci sono le cose di Natale, quest'anno proprio hanno esagerato. Poi ad Ale parlo piano perché è una sorpresa, adesso dopo glielo faccio vedere. Essendo che lei è una fan sfegatata di Super Mario, le ho preso il pigiama, adesso mi si è aperto tutto, comunque il pigiama di Super Mario. Praticamente la maglia è così. Voilà, questo qua l'abbiamo preso 6-7 anni perché l'altro lo vedevo piccolo. E poi qua nel pantalone ci sono tutti i simbolini, insomma, di Super Mario. Adesso glielo piego. Poi, sempre a tema, non mi fate dire, ho preso anche un pantalone per la scuola, rosso, così un po' più femminile, perché c'era sennò nero e blu, mi pare. Poi, questo mi piaceva un sacco, mi sono fatta un regalino, me lo sono preso da agganciare al telefono,
Mi piaceva un sacco questo orsetto qua, tutto rosa, con la fragolina, e lo attacco dopo al telefono. Qua c'è lo scontrino, teniamo tutto perché se qualcosa non va si può cambiare. Cuoricione, cuoricione rosa da mettere sul lettone matrimoniale. Questo qua così, mi piaceva un sacco, l'avevo già addocchiato tempo fa. Ah, tra l'altro non vi ho detto i prezzi di questo. Allora, questo qua 7 euro. Questo qua 7 euro. Poi abbiamo il pigiamino, invece questo qua sempre di 9. Poi abbiamo calzini fatti così. Per me, perché sono senza calzini, ne ho presi 3 paia un po' più lunghi per quando metto stivaletti, cose che comunque il calzino corto dà un po' più fastidio, con un elastichino bello strong perché mi piacciono così, rosa, bianchi con la striscia rosa e rosa più scuro. E poi ho preso anche i calzettini, questi qui, per quando metto le scarpe da ginnastica, le Adidas, insomma preferisco quelli più corti, anche se inverno non mi interessa. E quindi ho preso questi qua, 7 paia, questi 4 euro e questi qui 5,50. Scritto qua, so se lo vedete. Poi ho preso 2 giacche nuove, ragazze, perché quella verde che ho io adesso, oggi avevo il cappotto, quello nero. Non so se l'avete visto, perché a un certo punto avevo la felpa nera, quella con i glitterini, e avevo caldo. Oggi faceva veramente caldo, specie giù, perché sono andata giù a Torino e qua fa più freddo. Però avevo il cappottone nero, però il 100 grammi verde mi ha un po' scocciata, quindi ho preso un giubbottino di pelle per le giornate autunnali o tipo oggi in cui fa un po' più caldo, ci sta, fatto così, a Fede è piaciuto molto come mi stava e l'ho voluto prendere, pagato 19 euro, l'ho preso XL perché l'altro, la L mi stava, però mi fasciava un po', cioè si chiudeva tranquillamente, però trovavo più pratico questo, un po' più comodo. E poi ho preso anche il 100 grammi, che in realtà è un pochino più spesso di un 100 grammi secondo me rispetto a quello che ho, quindi ci sta anche questo, sempre XL per star più comoda, questo qui 20 euro e mi piace un sacco. Sapete che io adoro questi colori di rosa antico, questi rosa un po' lilla rosa antico, un mix. E poi ho preso 2 federe rosa, in realtà avevo preso anche un piumone e un copripiumone nuovo, il problema è che ho sbagliato, sono arrivata in cassa, vabbè, questo qua ve l'ho detto il prezzo, questo qui adesso vi dico tutta la storia, 4 euro, c'era scritto qua, grosso come una casa. Sono arrivata appunto in cassa e mi hanno detto, sei sicura che vuoi tutte e due da una piazza e mezza? Perché hai preso sia il piumone che il copripiumino, cioè il piumino più il copripiumino per una piazza e mezza. Faccio ok, meno male che ve ne siete accorte e me l'avete detto, se non arrivavo a casa... E imprecavo, veramente imprecavo, quindi meno male che me l'hanno detto. Quindi niente, adesso poi laverò tutto in lavatrice, tranne i calzini, insomma, quelli. E i giacchetti li metterò nell'armadio, così domani metto qualcosa di diverso. E basta. Questi sono gli acquisti da Primark. Credo di avervi fatto vedere tutto, insomma. Sembra che ho comprato poco, ma sono partiti tra una cosa e l'altra un centinaio di euro, quindi i 2 pigiami per i bimbi, i calzini, le giacche, le federe per i cuscini, e prossimo giro non lo so, penso farò un refresh per i bimbi, cose così. Adesso piano piano laverò poi tutto, adesso mettiamo tutto qui e dopo porto di là. Poi sono passata anche da mamma e papà, mi hanno invitata a cena con i bimbi, e sono passata il pomeriggio, beh, mia mamma ha fatto il pane fresco, quindi mi ha dato del pane tipo di farro, poi vabbè un giochino che Ale ha voluto portarsi dietro, poi vabbè mi ha dato delle cose appunto che sono praticamente nuove, che lei non... Oddio, spero non si sia macchiato nulla con il pane. No,
sentivo tipo bagnato. Un lenzuolo con gli angoli, delle lenzuola praticamente bellissime che lei non utilizzava perché ne aveva diverse, quindi me le ha date così ho più ricambi per casa. Poi mi ha dato questo set qui di posate, visto che sono senza. Servizio composto da 6 forchette, 6 coltelli, 6 cucchiai e 6 cucchiaini. Un servizio da 24, molto carino tra l'altro, mi si abbina anche bene al rossiccio. Perché adesso comprerò anche poi il copridivano, penso sempre sui toni del rosso. E così almeno ce le abbiniamo, ci stanno anche bene. Casualità, lei le aveva, non le usava. E poi c'è anche altro qui, mi ha dato anche degli asciugamani, insomma un sacco di cosine carine. Praticamente nuove, quindi ho risparmiato qualcosina e mi ha dato una mano e basta. Adesso sistemo poi tutte queste cose. Io penso che vi saluterò qua perché adesso mi vado un po' a riposare, sistemo giusto queste cosine qua, così domani me le metto bene nell'armadio e poi vado a dormire perché domani sveglia super presto. Quindi io vi ringrazio per essere stata con me in questi giorni un po' così. Però almeno ci rivediamo, pian piano in grano, pian piano ritorniamo, vi faccio vedere la mia routine, la mia semplicissima routine con molte meno cose, ma molto più amore, perché comunque mi sento bene, mi sento molto più serena, più tranquilla. È stata una situazione difficile, ho sofferto tanto, veramente, veramente tanto, proprio nel periodo specialmente in cui non ci siamo viste, però è un messaggio che voglio sempre lasciare a voi o a chi sta affrontando anche un periodo difficile. Io sono dell'idea che è meglio avere di meno, ma stare bene nell'anima, che avere troppo e soffrire. Cioè le cose materiali, credetemi, alla fine della fiera non contano poi tanto. E basta, io vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video.